Ciao a tutti, io come sempre sono Vlad Sparo e so cose. Questa è la PM63 Rack. Abbiamo già portato sul canale due armi, delle quali, raccontando la loro storia, abbiamo menzionato quest'arma. La prima, in realtà il suo successore, qualche mese fa, abbiamo portato la PM98. Invece un antenato di quest'arma, non meccanicamente ma nel concetto, è la pistola Stiechkin. Un video molto recente, se non l'avete visto, potete cliccare in questo angolo e andarvelo a recuperare. Le forze di un'alleanza, in questo caso specificamente il Patto di Varsavia, tendenzialmente vanno a operare alla stessa maniera, almeno nei concetti e in molte tattiche. E quindi anche l'esercito popolare polacco della Polonia comunista giunse alla stessa conclusione sovietica di 10 anni prima, che aveva bisogno di un'arma per equipaggiare gli equipaggi dei veicoli come i carri armati, i trasporti truppe, i camion e queste cose qua. Serviva una personal defense weapon, ovvero un'arma che fosse compatta e leggera, ma che avesse una potenza di fuoco maggiore di una pistola. In particolare, uno dei requisiti che ebbe anche la Stiechkin APS, che abbiamo già visto, era quello di poter ingaggiare bersagli a 200 metri. E gli ingegneri polacchi della fabbrica di Radom, la principale se non unica fabbrica di armi in Polonia, e decisero che potevano fare meglio della Stiechkin APS. La Stiechkin APS, che come abbiamo visto è un po' una Makarov ingigantita. Decisero che potevano fare di meglio e già alla fine degli anni 50 si misero al lavoro. Quest'arma tra l'altro si chiama PM63, ufficialmente va anche nota come RAK in Polonia. RAK vuol dire cancro. Sia la costellazione sia la malattia, e pare che questo fu perché il principale progettista aveva il cancro e quindi, come dire, questo era il suo ultimo progetto e volle un po' ricordare così la sua vita e la sua fine. Comunque questo, ecco, è un aneddoto. In Polonia è nota ufficialmente come PM63, semplicemente PM per pistola mitragliatrice, 63. La PM63, se va a riprendere nel concetto quello che abbiamo visto con la Stiechkin, e tra l'altro va a riprendere nel concetto anche un'altra arma che ancora non abbiamo portato sul canale, la VZ61 Scorpion cecoslovacca, che sia ben chiaro, nasce esattamente nello stesso contesto. Nasce sempre come una personal defense weapon per gli equipaggi dei blindati e queste cose del genere. Mantenendo il concetto si va a discostare meccanicamente per molti versi dalla Stiechkin. La Stiechkin che abbiamo visto che è un'arma a chiusura labile, anche questa è a chiusura labile, ma per esempio la Stiechkin spara da un otturatore chiuso, quest'arma invece spara da un otturatore aperto, come vedremo fra poco. E se mentre la Stiechkin è in realtà una grossa pistola che può essere adattata all'utilizzo con il calcio, quindi come un piccolo mitra, questo è pensato più come un mitra che può essere usato come una pistola, perché posso sì impugnarlo in questo modo, posso impugnarlo in questo modo, come vedete, così o così, ma non è il modo primario pensato per usare quest'arma, mentre lo Stiechkin ha un'operazione complessa tra virgolette per montare il calcio, ma può essere tranquillamente, come abbiamo visto, utilizzato come pistola. Questa non è un'ottima pistola. La PM63 invece, ecco, è un mitra che può essere utilizzato come una pistola, perché posso impugnarla con due mani, posso impugnarla in questo modo, ma idealmente l'utilizzo, anche se vediamo come si presenta l'arma, è aprire qua la maniglia davanti, possiamo premendo un tasto andare a estrarre il calcio ed eccomi qua. Tra l'altro questa è la posizione di otturatore chiuso, da qui non può sparare. Questa è un'arma che funziona a otturatore aperto, come vedete, e andando, dovrei rimuovere il caricatore siccome ha l'hold open, vedremo tutto adesso in dettaglio da vicino, posso andare a sparare. Andiamo quindi a spostare la telecamera e vediamo da vicino come funziona quest'arma, perché ha alcune caratteristiche abbastanza atipiche ed interessanti. La PM63 all'apparenza ci si presenta come una pistola un po' strana, ma quando andiamo a vederla nel dettaglio alcune caratteristiche e ci risulterà che è un po' chiaro che non è proprio una pistola. Innanzitutto, come dire, se la prendiamo in mano e la andiamo ad armare, noteremo che il carrello rimane aperto e non ci sta lo sblocco del carrello da nessuna parte. Normalmente una pistola del genere avrebbe un hold open. Ebbene, quest'arma spara da otturatore aperto, ovvero questa è la posizione di prontezza al fuoco. Il caricatore ha un hold open, quindi vi posso far vedere rimuovendo il caricatore. Se vado poi a premere il grilletto, l'arma mi si chiude, incamererà un colpo e lo farà partire. Il caricatore è bifilare a presentazione singola, presenta qui chiaramente l'hold open, mentre questa labbra qua è anche l'espulsore dell'arma. L'espulsore in quest'arma non è all'interno dell'arma stessa, ma è il caricatore stesso, con questa labbra di alimentazione
da una forma un po' diversa. Andiamo a notare le caratteristiche esterne dell'arma. Andiamo a notare mire. Innanzitutto una semplice mirino e un'attacca di mira a due posizioni, semplicemente posso scegliere tra i 75 o i 150 metri. Dal lato sinistro posso premere questo pulsante per aprire qua la maglione, chiamiamolo il forward grip, forse in inglese, mentre dal lato sinistro ho questo pulsante che mi permette, se premuto, di andare a tirar fuori il calcio. Lo posso ruotare in posizione e, come vedete, rimane in posizione. Un calcio estremamente rudimentale e semplice. Qua sotto, premendo questo tasto, se lo premo, posso andare a ripiegare. Devo ruotare questa cosa in questo modo, non posso farlo al contrario perché non va da nessuna parte, lo devo ruotare così. Posso andarlo a richiudere e, come vedete, si richiude perfettamente perché è intagliato proprio per la richiusura di questo calcio. L'altro comando che troviamo è la sicura su questo lato. È sicura che ci serve anche per, in realtà, smontare l'arma. E questa è una caratteristica abbastanza strana ed evidente, è questa copertura qua davanti. Che cos'è? Serve a due cose. Primo, l'arma, quando è pronta a sparare in questa posizione, la mia mano qua è pericolosamente vicina all'uscita della canna. Come si ovvia questo problema? Beh, se vado a sparare, in realtà, perché in questo momento l'arma ha sparato, questa copertura va a proteggere la mia mano. La va a proteggere sia dal proiettile che dalla fiammata dell'arma. Un'altra cosa che noteremo, siccome quest'arma in realtà ha fuoco selettivo, può sparare sia in colpo singolo che in automatico, è che non c'è un selettore da nessuna parte. Dov'è il selettore? Il grilletto progressivo. Il grilletto progressivo è un concetto che ormai è caduto in disuso, ma era abbastanza popolare nei tempi passati, ovvero una pressione del grilletto leggera provoca un semplice scatto e sentiamo il disconnettore cosiddetto dell'arma. Quindi sparerei un colpo per volta, mentre se lo premo in fondo ho il fuoco automatico. Ora la smontiamo e vediamo esattamente il dente di scatto come si comporta alla pressione del grilletto. Smontarlo sarà interessante anche perché questa è una semplice arma a massa battente, ma ha un sistema di riduzione del rato di fuoco assai caratteristico e, devo dire, ingegnoso. La canna, anche se non si muove nell'operazione, in realtà può essere rimossa perché è tenuta da una serie di denti metallici, dei denti che sembrano molto dei denti di chiusura, per esempio, in una arma sistema Brown. Ora, da questo lato ho degli intagli. Posso allineare questi intagli, stando attento a non portare il carrello troppo indietro, perché sennò si arma sul dente di scatto. Posso inserire la sicura. In questo momento, come vedete, l'arma non va da nessuna parte. In questa configurazione, l'arma è nel punto giusto per poter ruotare la canna. La ruota in senso orario di 90 gradi. Da questa posizione, premendo la sicura, rilasciandola, mi si rilascia tutto. Posso trovare un punto dove il tutto mi viene fuori. Ho così, potremmo chiamarlo il lower con il gruppo di scatto, la molla di recupero con la sua guida, il carrello otturatore con la canna. Per smontare ulteriormente la canna la posso di nuovo ruotare, stavolta in senso antiorario, la porto avanti e, portandola avanti, mi viene fuori. Ecco infatti i denti di chiusura che vanno poi qua, come vedete, a interagire con altrettanti denti sul corpo dell'arma stesso. Il lungo carrello otturatore interamente fresato, notiamo alcune cose, notiamo di nuovo questa copertura, notiamo una cosa interessante, che il dente di scatto è qui davanti, praticamente là dove inizia la canna, tutto qui in avanti. Questo perché il retro è occupato dal sistema del ritardo, la riduzione del rato di fuoco. In realtà funziona in due parti. Questa è una delle parti. La seconda, che dobbiamo ben notare, è sul castello dell'arma. Questo grosso gancio che non sembra fare niente, perché fa questo. È semplicemente un gancio che viene spinto in su da una molla. Come funziona? È abbastanza ingegnoso. Ovviamente il gancio vuole andare in su. Qua vediamo un piccolo canale, vediamo un metallo di un altro colore, di forma troncoconica. Quello è un piccolo cilindro di metallo che scorre in realtà in un canale qua dentro nel castello dell'arma e ha una sua molla. Quando l'arma rincula, il gancio, per come sono fatte queste forme, va a infilarsi in questo spazio. Va a infilarsi e non permette la chiusura del carrello. Il carrello rimane bloccato. Ma questo succedeva mentre il carrello si apriva e questo pezzo all'interno ha la sua inerzia. Quando il carrello finisce la corsa,
questo pezzo ha dove andare. Va indietro, all'interno qua dentro, comprime la sua molla, torna in avanti e tornando in avanti, siccome è di forma troncoconica, spinge questo gancio in giù, chiudendosi. Tornando in avanti, spinge questo gancio in giù. Spingendo questo gancio in giù, rilascia il carrello che si può andare a chiudere. Un sistema abbastanza ingegnoso, perché tutta questa operazione, questo ciclo di fuoco, rallenta il carrello. Infatti, se vediamo, c'è un bel video di Forgotten Weapons col rallentatore, purtroppo non ha telecamera ad alta velocità del genere, si vede chiaramente che il carrello rimane bloccato indietro per un breve periodo di tempo. E ciò riduce notevolmente il rateo di fuoco e aiuta con la controllabilità dell'arma. Ultima cosa da notare, abbiamo detto che qua davanti ci sta il dente di scatto, notiamo come scatta appena e torna in su con il disconnettore, fa click, vedete che torna in su mentre se lo premo tutto quanto, si abbassa completamente. Quindi premendo in fondo ho il fuoco automatico, premendo poco, il disconnettore fa sì che ho un colpo singolo. Un sistema di funzionamento davvero interessante, qui vediamo di nuovo insieme tutti i componenti. Prima che andiamo a rimontarla, appunto, come da tradizione ormai del canale, andremo a rimontarla. Come si fa? Molto semplice. Carrello otturatore. Inserisco di nuovo la canna, facendola scorrere fino in fondo. La porto in questa posizione, dove c'è un intaglio qua. Un attimo che è un po' dura qua. Ecco qua. La faccio ruotare. Ecco qua, ho le mani un po' unte. Mi vengono difficili questi momenti. Ecco, è ruotata. Ora, molla di recupero. La molla di recupero che andrà nel suo canale sotto qua l'arma. Posso andare quindi a semplicemente inserire tutto quanto. Portare di nuovo l'otturatore nella posizione dell'intaglio. Portare di nuovo l'otturatore nella posizione del suo intaglio, inserire la sicura. Inserendo la sicura vado a ruotare, stavolta in senso antiorario, la canna, che non vuole saperne di girare. Ecco, ho le dita troppo unte. Ora, la canna è fissa, posso rilasciare la sicura. L'arma è pronta all'uso. Che ne dite se andiamo a provarla? Carichiamo il nostro caricatore, ovviamente 8 mm Makarov, bifilare a prentazione singola, ne entrano 15, vi dirò che le labbra di alimentazione sono assai taglienti e scomode, molto più taglienti che in altre armi, mi sto facendo male alle dita. Come vedete non sono l'unico al poligono oggi. Prima la proviamo come dovrebbe essere usata, come un mitra, quindi possiamo spiegare il calcio, tutte queste, la front grip. Possiamo andare a inserire il caricatore e ovviamente, come abbiamo già detto, l'arma spara da otturatore aperto, quindi questa è la posizione di fuoco. Ok ragazzi, il calcio è atroce, non riesco a trovare una posizione dove mi va il calcio, non riesco a abbassare abbastanza la testa per vedere gli organi di mira. Ho questo coso da un centimetro alla mia faccia che mi rinculerà addosso. Proviamo. Ok, onestamente il rinculo neanche lo vedi, non dà fastidio. Questo è il colpo singolo, ora possiamo andare a provarlo in automatico, premendo di più il grilletto. E l'arma rimane in lock open quando il caricatore non ha più colpi. Ora ricarichiamo gli ultimi 10 colpi gentilmente offerti dai Patreon. Tra l'altro sto firmando insieme a questa che avete già visto sul canale, la Stiachkin. Possiamo andare a caricare gli ultimi colpi perché voglio provarla nella maniera impropria, chiamiamola. E poi farò qualche considerazione finale come al solito. Allora, ripieghiamo innanzitutto il calcio. Qui ci sta il pulsante. Questo lo facciamo ruotare, se ne va qui. Ce l'abbiamo così. Ora, ho la pistola a una mano,
posso andare a spegnere. Non lo farò in questo momento, non mi fido in questo momento dell'arma carica, meglio di no. L'andiamo a caricare. E proviamo. Allora, sapete che vi dico? È sorprendentemente controllabile. È davvero controllabile. È una cosa che non mi aspettavo un po'. Spingo in alto perché le mire sono 75 metri. Ma è sorprendentemente controllabile. Scusate, infatti mi prendo. Queste sono entrambe le mie prove a fuoco, sia col cavo che con meno. Come vedete, picchia un po' in alto. Perché miravo comunque qui al centro io. Picchia un po' in alto per le mire che sono a 75 metri. Ma sia senza col calcio che senza calcio è davvero sorprendentemente controllabile. Non sono affatto deluso da quest'arma. Sono impressionato. A molti non piace, per esempio c'era Andy Forgotten Weapons che non gli è piaciuta. Io sono davvero sorpreso. Mi piace. È meglio di molti mitra che ho provato.